Buonasera. Grazie mille per questo onore. Sono davvero commossa. Fece un respiro profondo e continuò. Questo è tutto l'italiano che il mio marito è riuscito a insegnarmi, quindi parlerò turco ora. La stanza Raise finalmente si rilassò un po'. La parte più difficile è stata fatta. Guardò Ken e il suo respiro si bloccò. L'orgoglio che vide sul suo viso quasi le fece venire le lacrime agli occhi. Ho sempre voluto scrivere, anche da bambino mi nascondevo dagli altri, mettevo nero su bianco e sparivo nel mio mondo. Sognavo di diventare un autore, ma nessuno mi ha mai preso sul serio. Finché un giorno qualcuno finalmente l'ha fatto. Ken, non sarei qui oggi se non fosse per te. Le parole sulla carta sono mie, ma nessuno sarebbe lì se non fosse per te. Sei la mia ispirazione. Questo premio è tanto tuo quanto mio, proprio come qualsiasi altro che io abbia mai ricevuto e che potrei mai ottenere. Lei sorrise, quando le mise un bacio dall'altra parte della stanza. Grazie ancora per questo onore. Ha finito, e quando Riccardo ha tradotto le sue parole, è uscita dal palco a suon di applausi. Le prime note di una canzone provenivano dagli altoparlanti e Ken ha accompagnato Sanem sulla pista da ballo. La parte della cerimonia di premiazione era terminata ed era tempo di divertirsi. Alcune persone erano già un po' alticce, quindi le risate ad alcuni tavoli stavano aumentando. «Sei stato fantastico lassù!» Ken la strinse a sé e le accarezzò delicatamente la guancia. «Ero molto orgoglioso. Lo sono ancora. Grazie!» Sanem sorrise e arrossì un po'. Per un momento ondeggiarono insieme, ignari di tutto e di tutti quelli che li circondavano. «Posso intervenire?» La voce maschile penetrò nella nebbia e li spinse fuori dalla loro bolla felice. «Tanto per voi è dopo tutto la nostra canzone, Sanem Anim». Enzo Fabri stava accanto a loro con la mano tesa, in attesa della loro mossa. Passa un anno in prigione ossessionato dal capo di Fikri Arica. La trappola che gli ha teso, l'esecuzione. Tutto era perfetto. Sanem era così ingenua, lo ha reso ridicolmente facile. Tutto quello che doveva fare era usare la gelosia e la possessività di Divit e voilà. E poi il mio è andato e ha rovinato tutto. Ha perso tutto, lavoro, rispetto e prestigio. Dopo essere stato rilasciato sulla parola per buona condotta, ha trovato Aileen, sperando che lei lo aiutasse a cucinare qualcosa di succoso. Ma la puttana gli ha detto di andare all'inferno, dicendo che ha voltato pagina o qualche altra stronzata. Apparentemente si è trasferita a Smirne e ha ricominciato, cercando di stare lontano dai problemi. Così è stato lasciato solo, senza amici, senza soldi, senza lavoro e senza reputazione. Doveva cancellare tutti i piani machiavellici di vendetta, che bruciavano come l'inferno. Ma comunque, se non può rendere le loro vite vivendo un inferno, almeno distruggerà questa sera. Avrà l'ultima risata. I secondi passarono e Sanem e Ken erano come se fossero congelati sul pavimento. Fabri aveva un sorrisetto sul viso che Ken avrebbe voluto cancellare con il pugno. Fabri aspettava. Potrebbe andare in due modi, pensò. O Sanem accetta di ballare con lui per evitare di fare una scenata, nel qual caso Divit sarà furioso, o Divit lo prende di nuovo a pugni, nel qual caso lo manderà in prigione. Preferiva la seconda opzione, anche se era più dolorosa. Ogni scenario, tuttavia, è stato una vittoria per lui e una serata schifosa per loro. Il pugno è arrivato così inaspettatamente che ha perso l'equilibrio ed è caduto. Quando alzò lo sguardo, Sanem si mise tra lui e Ken, il pugno ancora alzato e la furia ardente nei suoi occhi. Tremava, ma non disse nulla, lo guardò, ribollendo. Le poche coppie danzanti si sono fermate e le guardano sorprese. Fabri era oltremodo senza parole. Stava semplicemente seduto sul pavimento come un sacco di patate. Alla fine Ken si riprese dallo shock e mise la mano sul pugno teso di Sanem. «Va bene, Birtanem», ha detto in tono rassicurante. Sanem lo guardò, ma nei suoi occhi vide che era da qualche parte lontana. «Calmati. Va bene. Andiamo». Ken portare Sanem lontano da Fabri. Non ha detto una parola e stava facendo tutto ciò che lui le aveva chiesto di fare automaticamente.
Mentre si facevano strada tra la folla, le persone sussurravano e puntavano il dito, ma non era importante. Aveva bisogno di portarla via da qui, portarla da qualche parte dove si sarebbe sentita al sicuro. L'aveva vista in questo stato una volta e ne è rimasto scosso fino al midollo. Allora Dennis ha detto qualcosa all'orecchio di Sam e mi ha aiutato. Ma Dennis non era qui e aveva bisogno di trovare un modo per aiutare sua moglie. Appena arrivati? Al loro tavolo, Ken ha afferrato il premio di Sam e le sue scarpe, l'ha presa per un braccio e l'ha condotta verso l'uscita. La serata era calda, per fortuna, così non appena si è messa i tacchi assurdamente alti, hanno fatto una passeggiata verso Ponte Maria Callas. Il sole tramontava appena e il cielo era ancora un misto di colori diversi, ma già alcune stelle scintillavano sul lato occidentale. Quello che è successo? Erano vicino al canale, quando finalmente Sam disse qualcosa. Come siamo arrivati? Qui? Non ti ricordi? Si portò la mano alle labbra e la baciò dolcemente. Stavamo ballando e poi ho sentito, lo guardò con occhi spalancati. Ho sentito la voce di Fabri. Ma non poteva essere stato, giusto? Quando Ken non ha risposto si è portata la mano sulla fronte. Sono svenuto. Sono passati mesi. Io. Posso, ho paura. Le vennero le lacrime agli occhi. I ricordi cupi della sua permanenza in clinica arrivarono di corsa e lei non riuscì a fermarli. Può abbracciarla forte. Non esserlo. La sua voce era appena al di sopra del sussurro. Sono qui. Sei al sicuro. Ti ho preso. Auiu. Che dolcezza. Fabri apparve apparentemente dal nulla, applaudendo lentamente, deridendo il momento. Può istintivamente spinto Sam dietro di sé. Calmati, Ken Bay. Non picchio le donne. No. Li manipoli e li usi solo. Può essere scattato indietro. Sentì le mani di Sam sulla sua vita e immediatamente controllò il suo umore. Aveva bisogno che lui rimanesse calmo. Cosa ci fai qui? Non hai fatto abbastanza? Me? Fabri si avvicinò. Sono solo un uomo d'affari, Ken Bay. Sam Anem e io abbiamo fatto un accordo e tu ne hai impedito il completamento. E dopo che ho salvato anche la tua agenzia. Scosse la testa in un finto disappunto e guardò Sam che sbirciava da sopra la spalla di Ken. È stato molto poco professionale da parte di entrambi. Posso ripagarti il doppio. Avresti dovuto solo prendere l'assegno e andartene. Sam si sentiva meglio. Ha smesso di nascondersi dietro il marito, si è messa accanto a lui e gli ha preso la mano. Con la coda dell'occhio notò una gondola molto decorata che passava davanti a loro. Il gondoliere sembrava piuttosto annoiato, ma la coppia seduta davanti a lui sembrava molto felice. Non saresti dovuto tornare. Lei ha aggiunto. Non era mia intenzione. Ma vedi, ho ricevuto un'offerta che non potevo rifiutare. Oh, lo sappiamo. Dailin. Sì, ma non era sola. Fabri sembrava compiaciuto.